Presidente Marchesani, una prova convincente nell'arco dei 40 minuti, partita sempre dominata, a questo punto una bella risposta verso chi, diciamo, era un po' preoccupato per le zone basse della classifica. Ma sinceramente sì, oggi abbiamo giocato bene, ma non era questa la risposta che stavo aspettando, nel senso che la davo per scontata una vittoria contro Sansevero, ci mancherebbe altro, anzi complimenti a Sansevero, ma era una partita da vincere e basta, l'abbiamo dimostrato, però le risposte che voglio dalla squadra e dallo staff e da tutti sono altre risposte, sia a partire ecco, dalla partita di domenica contro Cento, che quella è una partita che vale qualcosa in più. Oggi prova super convincente di Penny Williams. Oggi ha giocato molto bene, ma Penny fa sempre il suo. A volte ecco, chiediamo di fare un po' più l'americano, però è un giocatore di sistema che magari anche in alcune situazioni è poco visibile, però il suo ce lo mette sempre. L'ultima riguarda il rientro di piazza con il roster al completo. Possiamo dire che non guardate al mercato oppure siete sempre vigili? Ma il mercato non esiste, quindi mercato chiuso a 360 gradi. La squadra voluta dagli addetti ai lavori è questa e con questa chiuderemo il campionato. Faccio i complimenti ad Alessandro perché è un elemento importante per noi, è il capitano nostro, quindi lo stavamo aspettando. Va benissimo. Oggi io sinceramente mi aspettavo qualche minuto per i ragazzi che si allenano alla Cremente tutti i giorni, che venisse impiegato Mitte piuttosto che Favali, visto che la partita aveva preso una piega di 22-23 punti in più. Magari qualche minuto in più per i ragazzi era un qualcosa che ci aspettavamo un po' tutti, però il coach ha deciso di fare questa scelta, ben venga, l'importante è che abbiamo portato a casa i due punti. L'ultima proprio la spendiamo su 100, si è giocato poco fa, quindi fa un po' strano dire subito il ritorno, è una partita molto molto importante. Che Chieti si aspetta a 100 il presidente Marchesani? Io mi aspetto il Chieti, mi aspetto la risposta a quell'articolo che è uscito qualche giorno su un quotidiano abruzzese. No, non è che con questa partita andiamo a colmare delle situazioni che a me non sono tanto piaciute. Mi aspetto una risposta convincente con 100 perché quella è la risposta, la verità. Ma è una risposta che deve venire in primis dal presidente, dalla società, dai giocatori, dall'allenatore, dallo staff e da tutti. Cioè dobbiamo dare anche un'impronta al campionato, dobbiamo far capire che Chieti c'è, ma che Chieti c'è con una partita importante.